No al plexiglass, sì alle cabine. Con l'estate sempre più vicina, anche in Sicilia si pensa già alla stagione balneare. Non a caso, tra le nuove disposizioni del governatore Nello Musumeci c'è quella che riguarda l'autorizzazione data ai gestori degli stabilimenti balneari per lavori di manutenzione e organizzare le cabine, e dal 3 maggio si adotteranno le misure per passare alla fase 2. Il presidente della regione siciliana, intervenuto ieri sera live su Canale 5, ha dimostrato di avere le idee chiare su come sarà l'estate sull'isola. Ha detto infatti no al plexiglass sulle spiagge siciliane, come invece pensato per quelle di altre parti d'Italia, perché, ha spiegato Musumeci, la Sicilia ha 1.650 km di costa, abbiamo un paesaggio straordinario e credo che il plexiglass si possa usare in altri ambienti, ma non per fare turismo, bastano i dispositivi. Così, in una situazione molto particolare mai vista prima, anche lo stabilimento balneare italo-belga di Mondello a Palermo si prepara ad affrontare la stagione estiva. Sarà un modo di andare al mare diverso, sarà una distribuzione degli spazi realizzata in maniera diversa, ma questa sarà una fase successiva e soprattutto quando si uscirà dalla fase di incertezza, perché non dimentichiamo che fino ad oggi ci sono soltanto delle indicazioni generiche. Ovviamente dovranno essere emanate delle prescrizioni ben precise alle quali noi ci adegueremo. Quello che chiediamo è che ovviamente queste prescrizioni siano delle prescrizioni realizzabili, siano delle prescrizioni attuabili, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'applicazione quotidiana, perché tenendo presente che l'elemento principale sarà quello del distanziamento sociale, sia realizzato secondo degli schemi possibili e soprattutto degli schemi di protocolli di sicurezza che siano diciamo controllabili non soltanto ecco, dal nostro personale, ma anche principalmente dall'utente stesso. Senza dubbio come ho detto, a impatto negativo, ma la presenza, la possibilità per una città di mare di poter accedere al mare credo che sia un elemento di distinzione fondamentale.